Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Questo è un video che non avevo in programma di fare, però ho deciso di farlo lo stesso. Dopotutto ho un canale sul Giappone e la notizia, insomma, più importante di queste ultime ore è la seguente. Io questa mattina mi sono svegliato con un tweet di Aki che twittava le sue condoglianze al Kyoto Animation, che è questo studio di animazione famosissimo che c'è dal 1981. Ha regalato veramente dei cartoni animati meravigliosi e niente, un uomo questa mattina si è intrufolato nell'edificio, un 41enne, e ha sparso questo liquido che è simile alla gasolina, ha appiccato un incendio e in questo incendio sono morte tantissime persone. Si parla adesso di 30, questa mattina si parlava di 13, è stata una cosa veramente grave. Molti di voi mi avete chiesto di parlare di questo argomento. Sinceramente, quando si tratta di queste tragedie mi sento anch'io abbastanza a disagio a parlarne perché non c'è molto che posso dire al riguardo, cioè ho controllato le notizie giapponesi, devo dire che sia sui media giapponesi che sui media stranieri le notizie che sono state fornite e i dati sono molto analoghi. Quindi non c'è nulla di diverso per il momento. Se ci fossero delle novità al riguardo, le scriverò sul mio Instagram, quello in italiano, che è Sebastiano Serafini barra sotto Giappone. Quindi se volete seguirmi lì, magari guardate in Insta Story, le pubblicherò perché ovviamente ci saranno degli aggiornamenti su questa faccenda. Un reporter ha detto che la Kyoto Animation lo deve avere derubato e quindi per questo furto lui ha deciso di appiccare un fuoco in questo edificio della Kyoto Animation. Qualcuno su Twitter ha anche detto che è stato alla Kyoto Animation a comprare magari dei gadget, perché al primo piano ci sono dei gadget. Non è questo edificio quello che ha preso fuoco. Da altri tweet ho letto che l'edificio in cui è stato dato fuoco è proprio quello dove c'erano i capi di questo studio di animazione. Ho letto che l'uomo, prima di aver appiccato il fuoco, deve aver fatto un tweet in cui diceva che avrebbe appiccato il fuoco e che avrebbe ucciso tutti, però non è stato confermato se quel tweet fosse veramente di questo assassino, perché possiamo definirlo assassino, ha ucciso 33 persone. Anche lui è rimasto ferito, e ha ustioni sulle gambe e sulle braccia e verrà interrogato in ospedale. Il primo ministro Shinzo Abe ha detto che non ha parole. E è stata una tragedia e che manda le sue condoglianze alle per le famiglie delle persone che sono morte e che spera che quelle che sono rimaste ferite guariscano presto. Molti di voi mi hanno scritto oggi su Instagram, mi avete chiesto perché non avevo ancora parlato di questa notizia. Quando ci si trova davanti a delle cose così gravi, cioè cosa posso dire io che non è già stato detto? Cioè, io alla fine posso riportarvi la news, quello che è successo. Se magari ci sono degli sviluppi, ve li racconterò, però siccome me l'avete chiesto in molti, vi rispondo. Le notizie che sono state riportate sui media stranieri come la ABC o la CNN sono molto fedeli alle notizie che sono arrivate in Giappone dalla NHK. Comunque la NHK la potete trovare anche in inglese, quindi potete trovare lo stesso annuncio tragico che è stato rilasciato dall'NHK anche in inglese. È una tragedia, cioè come nel 2016 mi pare c'è stato quell'uomo che a Tokyo ha pugnalato 19 persone, cioè i pazzi ci sono ovunque. Ancora non è stato detto esattamente il motivo per cui lui abbia deciso di appiccare questo fuoco, però non credo ci sia alcuna giustificazione per fare un atto del genere. In quell'edificio era di 700 metri, c'erano 70 persone che stavano lavorando e 33 sono morte. La persona che ha appiccato il fuoco comunque non lavorava per lo studio d'animazione, si è intrufolata e ha commesso questo atto spregevole. Non so cosa dire. Volevo soltanto condividere questa notizia con voi, se non l'avevate sentita, se siete dei fan del Giappone è giusto che lo sapete. E nulla, e speriamo che casi del genere non succedano più e che non debba più darvi queste notizie. Scusate ancora se questo video non vi ha portato magari allegria, però ogni tanto mi tocca anche fare questo genere di video. Domani comunque alle 11, come ogni venerdì, uscirà un nuovo video, un po' più allegro e nulla. E se ci sono aggiornamenti, come vi ho detto, ve li scriverò su Instagram. Un ciao da Seba e alla prossima.
Grazie per aver visto questo video.